Benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Nuanda 1979 ed oggi un video speciale diverso dal solito che non tratta di Metal Detector, ma come avrete intuito dal titolo andiamo ad aprire due pacchetti di carte rarissime di Inscription, ragazzi, eccole qua. Questi due pacchetti di carte li ho recuperati a un mercatino vintage vicino a casa mia e quando li ho visti non ci volevo davvero credere. Per chi non se lo ricordasse, Inscription Card Game di parecchi anni fa, di cui recentemente è uscito un bellissimo videogame. Queste bustine le ho pagate una miseria, ragazzi, veramente poco, e mi sento quasi in colpa ad averle prese a quel prezzo. Però se mi va di c***o, magari ci trovo un dio delle manti di laminato che vale almeno 200 euro. Quindi ragazzi, se siete pronti, direi di andare con la prima bustina. Ecco qua. Non vedo l'ora di vedere quale sarà la carta rara di questo primo mazzetto. Vediamo insieme. Wow, ragazzi! Wow, un Uroboro! Spettacolare, guardate qua. Un Uroboro. Peccato che non sia laminato, ma comunque ha un buon valore. Ci sono anche altre carte interessanti, ma onestamente niente di speciale. E direi di andare con la seconda bustina di carte e vedere un po' che cosa troviamo di interessante. Ma perdonatemi ragazzi, ma non ho resistito ad omaggiare Inscription. Ovviamente le carte sono state fatte da me e adesso, se siete interessati e volete proseguire il video, vi spiego come le ho realizzate e vi mostro qualcosina di più. Le carte sono state da me portate a stampare e a tagliare in copisteria su carta da 300 grammi e come potete vedere sono venute uno spettacolo. Ho speso 25 euro per questo set di carte che comprendono 94 carte animali, 8 carte scoiattole e 16 carte strumento. Ho preso le carte da questo link che vi lascerò sotto in descrizione, di cui ringrazio fortemente l'autore perché ha fatto un grandissimo lavoro, e poi l'ho personalizzato con scritte in italiano e descrizioni. Descrizioni sì, perché infatti le carte strumento hanno due righe sotto che ne spiegano il funzionamento. Ho trovato che questo fosse il modo per rendere più fruibile il gioco anche da chi lo conosce meno. La mia idea fondamentalmente è quella di creare un set di carte che permetta di giocare una partita equilibrata fra due giocatori e non come nel videogioco tradizionale, cioè fra un giocatore ed un master. Il tutto ovviamente è ancora da testare, mi manca il tabellone di gioco, mi mancano i denti per segnare punti, mi mancano le ossa, però già dalle prime partite improvvisate credo che la cosa sia fattibile e anche abbastanza divertente. Ovviamente ragazzi vi lascio qui sempre in descrizione i file da me modificati e vi prego di farmi sapere con un like o con un commento se avete apprezzato il mio lavoro. Fatemi sapere se avete provato anche a fare qualcosa di simile o se proverete a farlo perché sono molto curioso. Se vi è piaciuto questo video e volete seguirmi trovate tutti i miei contatti Instagram e Twitch qui sotto. Vi dico inoltre che su Twitch sto giocando adesso la mod Casey di Inscription che è veramente veramente figa. Ciao ragazzi!